Buon pomeriggio a voi tutti, sono sempre io e il vostro Nicola De Lucia. Sto registrando, siamo effettivamente ad oggi all'ora di pranzo perché sono passati appena 2-3 minuti dalle ore 13, oggi che è allora, giovedì 7 novembre 2019. Questa volta, visto che abbiamo analizzato tutti i risultati delle classifiche dei vari campionati locali dalle nostre squadre di Drani, andiamo a fare un focus, lo chiamo proprio così, focus, appunto per andare più in profondità alle squadre che affronteranno le nostre formazioni in questo fine settimana. Partendo quest'oggi, ricordo però che anche se sto registrando oggi 7 novembre, il video con l'audio sarà pubblicato domani, venerdì 8 novembre. Partiamo quest'oggi dalla Vigor Trani Calcio maschile e dalla Puglia Trani femminile. Ricordo che la Vigor Trani Calcio disputerà la sua partita casalinga al sabato, perché la domenica saranno impegnate le ragazze della Puglia sullo stesso manderboso dello stadio comunale di Trani. Si recherà a Trani per affrontare la Vigor Lugendo, che è praticamente se non ricordo male, la terza forza del campionato attualmente. La Vigor è leggermente più sotto di posizioni, però andando nello specifico, appunto, il Trani ha ottenuto in casa ben 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, quindi sta mantenendo l'imbattibilità. L'ultima partita ricordo che l'ha vista protagonista di una rimonta vincente a San Severo, con lo score finale di 2-1. Lugendo fuori casa invece ha 2 vittorie, un pareggio ottenuto a Bisceglie contro l'Unione Calcio e una sconfitta a Martina Franca. Reduce Lugendo dall'ultima gara con un netto e secco successo per 3-0 contro l'Ortanova. Passiamo ora invece alla Puglia Trani femminile, che sfiderà la Ludos Palermo. La Puglia Trani al momento ha disputato 2 sole partite in casa, una vittoria e una sconfitta. La sconfitta di misura 1-0 purtroppo della Sicula Leonzio, ma nell'ultima gara le nostre ragazze hanno pareggiato 1-1 sul campo delle Free Girls. Ludos Palermo invece fuori casa ha un ruolino di un pareggio ed una sconfitta, e nell'ultima gara diciamo le palermitane hanno battuto in casa per 4-2 il Chieti. Quindi a chiusura ricordiamo al sabato la Vigor Trani alle ore 14:30 e la Puglia Trani la domenica, credo sempre ore 14:30. Che dire, speriamo in bene per le due squadre. Poi domani 8 novembre arriverà la registrazione per poi la pubblicazione del video al 9 novembre sulla pallacanestro con Fortitudo e Juve Trani. Bene, sempre Forza Trani, viva lo sport, il rispetto, l'amicizia e che possano sempre divertirsi, ragazzi e le ragazze. Ciao a tutti e buona giornata.